Ciao a tutti. Oggi un Get Ready With Me molto molto particolare. Non sarà fatto nemmeno con troppe cose Avon, anche se vi farò vedere come usare i campioncini di rossetto per fare un trucco teatrale. Nel senso che non importa se dovete fare un trucco strano, dover comprare di tutto, cioè soprattutto se avete dei campioncini, parlo per le presentatrici. Ad ogni modo, i rossetti possono essere usati anche in modo alternativo. Siccome io ho tutti questi campioncini Avon, con colori anche particolari, che insomma non ho molte clienti che me li ordinano, ho detto che okay, non sto a comprare delle palette apposta, non sto a usare appositamente colori per fare un trucco da pazza. Ebbene sì, il trucco di oggi sarà un trucco da matta, perché il nostro spettacolo teatrale sarà ambientato in un manicomio e quindi faremo uno spettacolo riadattando la stanza bianca di Don DeLillo, quindi non so se qualcuno di voi la conosce. Quindi niente, procediamo, facciamo questo trucco. Allora, estate, sono abbastanza, scusate, sono abbastanza abbronzata, non abbronzatissima, ma insomma. Quindi dobbiamo avere un aspetto non propriamente sano. Va anche detto che sul palco comunque gli occhi tendono a non risaltare se non vengono un po' messi in evidenza. Per cui io ho già dato e da stamani comunque che ho. Ah, mi viene da guardarmi nel lì, ma ho lo specchio, quindi guardo in giù perché qui sotto ho lo specchio. Io stamani mi sono data il kajal dentro l'occhio qui, in modo che poi tanto durante la giornata un pochino cala e va a rinforzarmi, vedete, la parte qua sotto delle ciglia. Poi ho dato anche un pochino di mascara di quello waterproof. Comunque, allora. Qui ho un eyeliner che è di Deborah perché mi era stato regalato con i punti della vita snella, quindi siccome io non sono molto brava a darmi l'eyeliner e soprattutto non mi sembra che mi stia poi così bene, cioè a meno che non lo voglia dare proprio in modo che non si veda, ma allora preferisco la matita. Però lo vado ad usare un pochino per rinforzare proprio il contorno dell'occhio, per metterlo un po' in evidenza. Poi man mano che si va avanti vedrete. Sarebbe stato carino farlo live questo video, però ho preferito evitare, ragazzi, perché già sono stressata, sono stanca e quindi non volevo dover interagire con voi con il rischio poi di non leggere i vostri commenti, insomma, non mi piaceva l'idea poi di trascurarvi. Mi sono messa il telo nero perché effettivamente intanto bevo perché effettivamente è più bello. Un Get Ready With Me con uno sfondo nero, diciamolo, è più bello. Allora, io vorrei provare ad evitare il fondotinta perché il teatro è caldo. Poi ora mi sto truccando perché stasera abbiamo la prova generale, che è praticamente come lo spettacolo, c'è solo un discorso di prova delle luci, però poi quando noi entreremo sul palco andiamo a diritto e tutto. Solo che stasera non credo che avremo l'aria condizionata, per cui c'è da morire perché sul palco, sotto le luci, senza aria condizionata e per di più dobbiamo stare con i pantaloni lunghi e la maglia a maniche lunghe. Quindi, se sentite uno scricchiolio, dietro c'è un gatto che sta mangiando dei croccantini, non so chi sia. Quindi, volevo evitare il fondotinta, quello in perle o quelli asciutti non li ho acquistati e volevo evitare appunto il fondotinta. Quindi io proverò ad andare un po' di correttore, tipo lo darò un po' qui per fare un po' di luce chiara sul naso, un po' qui, un po' sul mento, dove comunque ho un po' di macchie. E poi qua,
il gatto che vi dicevo, magari un pochino qui sulle guance. Non ho messo crema idratante, anche se avrei dovuto farlo, eh. E quindi ho avuto un'idea che probabilmente con la pelle secca come mi ritrovo, non so quanto sia utile, però potrebbe risultare utile invece in vista di una bella sudata sul palco. Quindi la maestra aveva detto: ah, datevi il fondotinta, quello chiarissimo, però io, siccome avevo dell'amido di riso in casa, e ho pensato di usarlo a mo' di cipria, però forse dovevo fare un po' più di dare un po' più qualcosa di idratante qua, non lo so. Allora, vediamo un po'. Niente, ho dato il, vedete, ho fatto proprio il naso un po' bianco, un po' di punti luce sulla parte centrale del viso e sugli occhi e sopra gli occhi qua. Poi, allora, proviamo a fare. Io ho una sete pazzesca oggi, eh. Sono anche schizzata. Vabbè, un get ready. Ormai chi mi segue lo sa, eh. I miei get ready with me sono tutti così. Allora, io proverei a darlo subito un po' l'amido di riso. L'ho messo qui in questo barattolino. Provo a darlo con questo pennello qua. Ragazzi, la prima volta che provo, non si sa che viene. Sembra un farinato. Un po' sbianca, cioè, anche se non tantissimo, ma insomma, anche perché comunque, anche se ho la maglia a maniche lunghe, però qui sono un po' scollata, quindi non è che posso far vedere uno stacco poi così allucinante. Non lo so che questo è un pennello da fondotinta, ma io sinceramente questo è quello che uso meno di tutti in realtà, per cui ho deciso, siccome mi sono fatta una pochettina poi da portarmi in teatro, perché probabilmente domani l'altro, quando faremo lo spettacolo, mi truccherò là insieme alle altre. Poi devo anche truccare una ragazza che deve avere un trucco diverso dagli altri, un po' più particolare, un po' quasi clownesco, per cui ecco. Se pigio troppo lo porto via. Vabbè, va bene, ho tirato tutto l'amido di riso dentro il drink che mi ero preparata. Vabbè. Forse lo dovevo dare dopo per fissare. No, sicuramente ci vuole un pennello più morbido, tipo quelli buffettosi che ho, quello da polveri. Questo sicuramente è il pennello più sbagliato che potessi usare. Vabbè. E questo è. Allora, proviamo un po', sperimentiamo. Una cosa che volevo fare. Scusate, ma mi è andato un semino di limone nella cannuccia e non veniva più niente. Allora, io ho questo rossetto qua della Lepo, la tinta labbra della Lepo, che è un po' vecchia, di 2 anni fa. In teoria dovevo averla buttata via, però mi è venuto in mente che potrebbe essere interessante fare uno sguardo un po' arrossato e quindi usarlo qua.
Ovviamente va sfumato, non è che si può lasciare così. Cioè, deve venire fuori un occhio un po' livido, eh. E volevo usare questo proprio per una questione di, appunto, che tanto è un rossetto che non sto usando, anche perché da quando ho tutti quelli miei di Avon, e poi essendo una tinta, vabbè, non mi sembra male, come effetto, forse un po' zombie. E poi col fatto che è così si applica anche bene, anche se lo devo poi dare a qualcuno, per esempio a mio marito. È abbastanza pratico da darlo. Ok. Se mi ero presa qualcosa per pulirmi, magari. Allora, che vi sembra per ora? Effetto zombie. Le labbra. Mi sono dimenticata di dare un po' di correttore anche sulle labbra, perché ha detto no rossetto, quindi magari devono essere un po' livide, un po' chiare. Così sono abbastanza smorte. Dunque, poi giochiamo un po' con questi rossetti. Allora, ce n'è uno di Avon, che è il famoso rossetto che piace tantissimo, lo street style, che piace moltissimo alle bionde, ma che per me è pessimo, che secondo me è adattissimo da dare per le occhiaie, per fare l'occhio un po' pesto. Vedete? Proprio il colore giusto, giusto, eh? Di questo ce n'ho poco, quindi devo stare attenta a non usarne troppo. Ok, e questo ci siamo. Poi qua c'ho altre robe violacee, ma io me li porto tutti perché appunto se servono per qualcuno poi. Questo è il Dare to Wear. E beh, anche questo è bello scuro, eh. Bello viola. Che poi ovviamente la sera dello spettacolo farò una cosa diversa, eh. Non manco a pensare, cioè proprio lo so, mi conosco, figuriamoci se mi viene uguale. Ho dei marroni, ma non lo uso per me. Il marrone non lo userò per me, me li porto comunque perché devo fare, come vi dicevo, il trucco anche per la mia amica che deve essere un po' più clownesca e avrà delle cosine anche lei, però insomma per sicurezza. Ho portato anche un po' di rossettini. Questo è il Spellbound, che bello viola. Questo quindi ci dovremmo essere abbastanza adesso, eh. Poi alla fine ci vuole quasi meno a fare un trucco così, un trucco da pazza, che è un trucco fatto bene da persona normale. Insomma. A parte voglio vedere io quando me lo faccio il trucco da persona normale. Cioè. Adesso sto sfumando un po' col pennellino sta roba. Sembra quasi lo zio Fester. Sfumiamo anche qua. È buffo perché di solito le occhiaie si cerca di nasconderle, invece in questo caso le andiamo proprio ad evidenziare. Allora, provo ad alleggerire un attimo, perché poi è vero che quando siamo sul palco il trucco non si nota molto, però insomma,
devo sembrare una matta che sta male, ma non devo sembrare una vampira. Allora, non so, forse è il caso che dia un'altra spolveratina. Vedi che faccio? Provo a usare questa spugnetta che ha un suo nome preciso, ma non mi ricordo questa qua, non mi ricordo come si chiama. Lo so, figuriamoci. Aiuto, ci hanno messo troppo. Guardate, quasi quasi meglio questa qui che quasi meglio questa che del certo, vabbè, della serie stai male proprio, eh? Allora, l'insegnante ha detto niente, Rossetto, però io un po' di roba qua ce la darei. Come per accennare ancora di più il labbro livido, poi volendo posso anche, c'ho anche questo ombretto qua del dottor Auschka, posso anche accentuare un po'. Ah, potrei usare questo ombretto così scuro per smagrirmi un po', per farmi il viso un po' scavato. Che dite? Secondo me ci sta tutto. Troviamo un po' livida la bocca. Allora, ho lo Spellbound, che dite? Però è troppo viola, sa troppo di... No, devo trovare un colore un po' più naturale, marrone forse. No, questo è il Dark Wear, che me l'ero dato anche prima. Questo ombretto è un po' sbrilluccicoso, non va tanto bene. Allora, forse è meglio che mi dia un marrone per scavare e il dottor Auschka non lo porti. E magari ci rimetto un pochino di... Ecco, facciamo così, vedete? Sto usando proprio il rossetto per scavare. Questo è il Chocolate Treat. Quindi ricordatevi che se avete queste robe in casa, questi rossetti, li potete usare anche per fare dei trucchi teatrali o per Halloween. Ora vabbè, siamo lontani da Halloween, però non si sa mai, eh. E fu così che poi mandai la foto all'insegnante e mi disse: "No, che cosa orrenda che hai fatto, troppo". Ma perché vi ripeto, a vederlo così è un conto, poi a vederlo sul palco è un altro, eh. Allora, da vicino sì, si sa, sembro una zombie, però da lontano con il palco, infatti sono curiosa di vedere cosa verrà fuori stasera, secondo me va bene.
Poi tenete presente che sul palco avrò i capelli sciolti, tutti arruffati. Sembro quasi il cappellaio matto che si sente male. Questi capelli sono terribili. Sono abbastanza mostro. Sembro pazza. No, a parte gli scherzi, adesso io ci scherzo, però la realtà dei manicomi che portiamo in scena noi stasera è una realtà che è esistita davvero, insomma, è uno spettacolo drammatico. Sto cercando di alleggerire, di sdrammatizzare, perché comunque sono agitatissima. E niente, che Dio ce la mandi buona, se esiste. È un modo di dire, lo sapete che è il classico di io non ci credo, ma insomma. Spero che questo video vi abbia divertito, che possa essere utile a qualcuno che magari cerca su YouTube queste cose. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento a un altro video. Anche sul canale Rilassante Rasule ASMR, lo sapete, ma anche qui sul blog. Iscrivetevi e spolliciate. Ciao!